Serra Valle di Cardo, abbiamo già conosciuto la vicepresidente Dacia che ci ha introdotto i murales, adesso conosciamo il vicepresidente Diego Smacchia. Diego, noi dobbiamo imparare a conoscere bene il prodotto deco della Coradella. Allora, la deco, che sarebbe per denominazione comunale di origine, è un riconoscimento che il comune dà a quei prodotti di eccellenza del proprio territorio. Quindi quando ci sono questi piatti caratteristici, il comune dà questo input, viene creato un disciplinare, dopodiché chi vuole prendere questo riconoscimento fa domanda, c'è tutto un iter da seguire, si riunisce una commissione e questa giudica se il piatto preparato viene corrisponde fatto al disciplinare, quindi, e viene dato questo riconoscimento e l'assegnazione dell'adesivo che abbiamo visto prima, no? Certo. della deco. E nel nostro caso era stato creato un evento ad hoc, perché poi noi al nostro prodotto teniamo molto, e la deco della Coradella è la terza deco del comune di Apecchio, prima sono state riconosciute Salmì del Prete e Bostrengo. E il caso della Coradella è stato l'unico nel quale questa commissione si è riunita, diciamo, in un evento pubblico, quindi ha aperto anche alle altre persone, e questo è stato fatto soprattutto per dare maggior risalto al nostro prodotto tipico. Certamente quando c'hai un prodotto tipico lo devi far conoscere, maniera ufficiale è quella di fare una festa attorno a questo prodotto. Esattamente, e l'ulteriore step dopo il riconoscimento della deco è stato quello di dedicare un evento apposito sulla nostra Coradella. E l'anno scorso abbiamo riproposto una festa basata appunto su questo piatto che la nostra Proloco organizzava già a metà degli anni 80 e aveva un buon risultato. Un buon seguito. Esattamente, le gente già all'epoca si spostavano per venire a assaggiare questo prodotto. Perciò noi abbiamo deciso di rifare questa festa, questa manifestazione, che non si limita poi solo a questo piatto, ma diventa un pochino un festival del nostro paese, con una serie di attività collaterali non collegate. Non solo ristorazione, ma certo. Quindi tutto ciò che offre, diciamo, il nostro territorio, quindi anche attività sportive, delle quali abbiamo già parlato, insomma, e diventa un po', ecco, come detto, un festival del nostro territorio. E si svolge quest'anno, si è svolto il 15 e 16 luglio, e comunque in generale viene fatto la terza domenica di luglio. In questa prima puntata di Pro Tour vi abbiamo fatto conoscere le meraviglie di Serravalle di Carda. È stata una piacevolissima giornata, un bellissimo incontro con quelli che sono i protagonisti della Proloco. Noi abbiamo intenzione di proseguire il nostro viaggio e scoprire altri tesori, altri territori. Quindi seguiteci sulle frequenze di Fano TV. Seguite Pro Tour anche su tutti i mezzi di comunicazione, social naturalmente, e se volete delle informazioni non fate altro che contattarci con i numeri che troverete in coda. Grazie per averci seguito, ci vediamo!